Nel Bologna Regoni conferma il 3-5-2 di Lecce, Piacenza difesa Gemiti per lo squalificato Anacleri, arbitra Stefanini di Prato. Gara che si presenta subito in salita per il Bologna. Tiro cross dell'austriaco Wolf, sinistro al volo di Serafini, rete dell'ex attaccante del Vicenza, Piacenza in vantaggio solo dopo due minuti. Gol che fa male alle certezze del Bologna, che traballa ancora su azioni di Dedic, il raddoppio sferato. Bologna in difficoltà, guardate qui Amoroso, tiraccio, davvero un brutto Bologna quello che si è visto oggi al Dallara. Al 27esimo poi proteste quando viene fermato per fuorigioco Marazzina, che segna ma gioco fermo, azione regolare che ci sembra regolare con Neff in linea con l'attaccante. Poi Carrus trova Marazzina che ha libertà di calciare ma sbaglia tutto. Siamo nei minuti finali, in piedi di somma, punizione per il Bologna. Carrus tocca a Baliani, allo spazio raso terra, Cassano non trattiene, gol di Marazzina al 42esimo, rete numero 17, senza rigori per l'attaccante, ma qui responsabilità del portiere Cassano che non trattiene. Al 45esimo poi il Bologna ci prova e poteva andare anche in vantaggio. Rabbiosa conclusione di Mingazzini, diagonale sul palo, poi in fuorigioco Bucchi sulla ribattuta e si va a riposo sull'1-1, montaggio di Ezio Cumani. Passiamo al secondo tempo, dopo 11 minuti Arrigoni inserisce Fava al posto di Bucchi, ma il Piacenza stravolge i piani del Bologna. Dedic, buon movimento e cross, non ci arriva Antonioli, di testa Serafini appoggia in rete, 2-1 per il Piacenza al 60esimo, doppietta di Serafini, ma anche qui responsabilità di Antonioli nell'uscita. Tutto in avanti, la squadra di Arrigoni, Baliani sfiora il palo, anche qualche momento di sfortuna. Poi la rovesciata di Marazzina che finisce sul gigante elvetico Neff. E in fase difensiva il Piacenza qui rischia la rete proprio con Neff, sventa bene il portiere Cassano. Il Bologna cerca tutto nel finale, sul cross della Vecchia non c'è premio però per Di Gennaro, subentrato da Amoroso e colpisce fuori. Poi al 48esimo espulso il romeno Patrascu per quella entrata che avete visto su Mingazzini, alla fine giocatori... Quando c'è il passaggio, Marazzina è in posizione regolarissima, lo vediamo. Addirittura due giocatori. Ci sono due giocatori, se no uno poi sullo sfondo nettamente lo tiene in posizione regolare, la palla arriva a Marazzina. Qui c'è gioca l'assistente fermo, ma... signorile che è sotto i distinti. Oggi ci ha indovinato poco. Purtroppo non ne ha prese molte. Il Bologna grida lo scandalo e questo è il primo episodio che vi mostriamo, ma ce ne sono degli altri perché sono stati annullati, pensate, tre gol. Comunque, signorine, possono partire le prime immagini perché questo è da Amoroso a Bucchi, possono tornare indietro le immagini. Secondo me Bucchi è in posizione regolare, c'è un difensore sulla parte destra del teleschermo. D'accordo, quindi prima azione. Secondo gol l'abbiamo già visto, da Bucchi a Marazzina, andiamo avanti con le immagini. Ecco, punizione, Marazzina era in posizione regolare, fermato ma gol. Ma sono due? Questo poi affermiamoci perché vediamo sulla parte sinistra del teleschermo la posizione di Bucchi nettamente in posizione regolare, c'è un difensore dall'altra parte dove c'è l'assistente, tira Mingazzini, prende il palo, quindi la palla va direttamente a Bucchi in posizione regolare sul tiro e sono quindi tre reti annullate. Allora